Siamo qui nuovamente presenti per ricordare la tragedia delle foibide, l'esule Giuliano Dalmata, che ha costretto all'esilio, almeno in patria, per una parte di noi, la stragrande maggioranza degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Il 10 febbraio è la data in cui, nel 1947, le nazioni vincitrici della Seconda Guerra Mondiale decisero di assegnare alla Jugoslavia di Tito i territori comprendenti la costa dalmata con Zara, Spalato, Sebenico e Isole Dalmate, nonché Fiume e una parte dell'Istria bagnata dal Quarnaro. La sola città di Pola era stata invece lasciata in gestione provvisoria agli anglo-americani. La restante parte dell'Istria veniva a costituire il territorio libero di Trieste, diviso in due parti, definite zona A e zona B, e amministrate provvisoriamente dagli anglo-americani per la zona A e dalla Jugoslavia di Tito per la zona B. Da tale data, 10 febbraio 1947, ha inizio l'esodo Giuliano Dalmata per le popolazioni italiane del territorio già assegnato alla Jugoslavia. Terre da sempre latine, venete, italiane. Già il sommo poeta Dante, nella Divina Commedia, le ricorda. Pola, diceva, là del Quarnaro, dove Italia i termini pose, in cui vivevano da secoli per noi, per poi essere costretti ad una dolorosa scelta, diventare jugoslavi o andarsene per continuare orgogliosamente a essere italiani. Il 18 agosto del 1946, sulla spiaggia di Vergarola, Pola, si sarebbero dovute tenere le tradizionali gare natatorie per la Coppa Scarioni, organizzata dalla società remiera Pietas Iulia. La manifestazione aveva l'intento di mantenere una parvenza di connessione col resto dell'Italia e il quotidiano cittadino L'Arena di Pola reclamizzò l'evento come una sorta di manifestazione di italianità. La spiaggia era gremita di bagnanti, tra i quali molti bambini. Ai bordi dell'Arenile erano state accatastate molte mine antisbarco, ritenute inerti in quanto all'asportazione dei detonatori. Alle 14.15 l'esplosione di queste mine uccise decine di persone. I soccorsi furono complessi e caotici, anche per il fatto che alcune persone furono letteralmente polverizzate e non si riuscì a definire l'esatto numero delle vittime, fra gli 80 e 100. Si pensò ad una tragica fatalità, ma poi prevalse la tesi dell'attentato premeditato. Tuttavia, i risultati delle indagini dell'epoca, uniti alla recente desecretazione di alcuni documenti, hanno spostato verso l'ipotesi dolosa le ultime ricostruzioni storiografiche, pur senza divenire a versioni infalsificabili. Mai alcun processo è stato celebrato per definire la natura e le responsabilità di quello che oggettivamente può essere considerato il più grave attentato della storia dell'Italia repubblicana. La morte di oltre 80 italiani in un'occasione di festa stenta tuttora a trovare spazio nei libri di storia e nella memoria nazionale. La popolazione italiana di Pola ritenne di trovarsi di fronte ad un'alternativa secca: o rimanere nella propria città in balia di un potere che non offriva nessuna garanzia sul piano della sicurezza personale né su quello della libera espressione del proprio sentire nazionale e politico, oppure abbandonare tutto per prendere la via dell'esilio. Nell'estate del 1946 l'esodo era già un'opzione molto concreta. Tuttavia, nella memoria collettiva delle popolazioni, la strage di Vergarola venne ritenuta come un punto di svolta in cui anche gli incerti si convinsero che la permanenza in città alla partenza degli altri sarebbe stata impossibile. A seguito di tali atrocità, i polesani, quasi tutti, circa 30.000 persone su una popolazione di 32.000, hanno lasciato Pola anticipando l'esodo. Anche questi morti innocenti sono da aggiungere a tutti quelli massacrati dai partigiani di Tito con la soppressione di massa, con i foibamenti e con gli annegamenti con pietre al collo, laddove mancavano le foibe. Arriviamo al novembre del 54, con il memorandum d'intesa di Londra veniva assegnata alla Jugoslavia di Tito anche la zona B del territorio libero di Trieste, con aggiunti piccoli territori della zona A alla Jugoslavia e all'Italia il rimanente territorio della zona A già amministrata dai vincitori della guerra. Da questa data è ripreso l'esodo degli italiani della zona B del territorio libero di Trieste, che nel giro di poco tempo ha quasi desertificato la nostra penisola istriana. Da secoli, prima Impero Romano, poi Repubblica di Venezia e quindi, dal 1918, Italia, con una prima breve parentesi austro-ungarica. Da questa breve e succinta descrizione storica si può capire l'importanza che noi esuli, storicamente prima latini, veneti e quindi italiani, ricordiamo questa ricorrenza del 10 febbraio. La nostra scelta dell'esodo senza ritorno è testimonianza di italianità.
io modestamente e noi esuli ci ritagliamo due volte italiani, una prima per nascita nel 1935 io in Italia e una seconda per dolorosa scelta del giugno del 55 con l'esodo. Voglio aggiungere ed esporre brevemente, perché è richiesto dai miei conterranei, un altro problema non ancora risolto e che mai ho affrontato in questa ricorrenza del 10 di febbraio. Nel febbraio del 1947, alla conferenza di Parigi, le nazioni vincitrici avevano determinato anche la questione economica. L'Italia doveva alla Jugoslavia per danni di guerra una cifra già calcolata. Nel contempo, la Jugoslavia doveva all'Italia l'importo determinato per i beni immobili rimasti, scuole, tribunali, municipi, beni privati degli esuli, eccetera. Da questi calcoli la Jugoslavia doveva all'Italia una consistente differenza che poi doveva servire per risarcire anche noi esuli. La legge esiste, i calcoli sono stati determinati, ma agli esuli, con alcune eccezioni parziali, i rimborsi sono ancora da corrispondere. Abbiamo fatto e facciamo pressioni al governo italiano, riceviamo spesso assicurazioni, ma ancora da circa 60 anni presto a 61, siamo ancora pazientemente in attesa. Personalmente ho rinunciato, è il mio paese, anzi la mia patria, e non ho chiesto niente, ma gli altri attendono. Non abbiamo mai manifestato per amor di patria che noi onoriamo. Grazie.